questa ricetta viene da questo libricino, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene del pellegrino Artusi. Il libro è datato 1891, quindi una ricetta molto antica, e il libro è molto molto famoso in tutte le cucine d'Italia. Vi lascio alla sua realizzazione e come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove ci possiamo aggiornare tutti i giorni, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciarmi un like se questa ricetta vi piace. Naturalmente fatemi sapere se proverete a realizzarla. Comincio con il tagliare la zucca in due parti. Tolgo i semi. E la sbuccio aiutandomi con un pelapatate. Comincio col grattugiarla in una ciotola, però poi penso che forse si fa troppa fatica, quindi è meglio frullarla. Verso la polpa ottenuta in un canovaccio pulito e la strizzo bene così da eliminare l'acqua. Verso in una pentola il latte, aggiungo la polpa di zucca strizzata e lascio cuocere a fuoco dolce per circa mezz'ora 40 minuti, finché la polpa sarà bella bella morbida. A questo punto spengo il fuoco e lascio freddare. Frullo le mandorle con lo zucchero e con la cannella. Setaccio le farine, aggiungo un pizzico di sale e l'acqua e impasto bene con una forchetta. Successivamente impasto un po' anche con le mani. È un impasto estremamente semplice che servirà come base. Se volete potete sostituirlo anche con della pasta frolla, con della pasta fillo o con della pasta sfoglia già pronta. Stendo l'impasto molto finemente. Imburro la teglia. E la infarino bene. Estendo aiutandomi col mattarello la mia sfoglia sulla teglia. Faccio aderire l'impasto bene ai bordi e taglio gli eccessi. Aggiungo alla crema il pangrattato, il burro e il mix di mandorle e zucchero. Dopodiché aggiungo un uovo alla volta. Verso la crema all'interno della teglia, foderata di pasta, e in forno a 160 gradi per circa un'ora. Consiglio vivissimo è di mangiare la torta il giorno dopo averla fatta, magari spolverizzata con un po' di zucchero a velo e un pizzico di cannella. Spero che l'idea vi sia piaciuta, lasciatemi un like, un commentino e vi ricordo di seguirmi su Instagram per sentirci tutti i giorni. Un bacione e alla prossima!